voglia di compagnia stasera. Sali. Stare zitta, te l'ha mai detto nessuno. Senti, ma che cazzo vuoi? Non ti piaccio, ma sono il tuo tipo. Ti ho detto di stare zitta! Che vuoi fare? Fammi scendere! Adesso stai zitta e ascoltami. Non sarò io il tuo cliente stasera. Che vuoi dire? Ora ti porto da un mio amico. È una specie di regalo. Tu devi fare tutto quello che ti chiede. Non se ne parla proprio. Per favore. È un regalo. Va bene, lo faccio. Ma voglio il doppio. Ti è tutto chiaro? Sì. Ma dove? Adesso lo vedrai. Questo che vuole? Non ti muovere. C'è qualche problema? Se stavi cercando qualcuno, quel qualcuno sono io. Non so di cosa stai parlando. Puoi stare tranquillo, non c'è nessuno in giro. Ma mi dispiace, ma non so proprio come aiutarti. Ah, scusami, ho sbagliato persona. Ehi! Scusa! Io non so chi stai cercando, ma avrei bisogno di una mano. Che succede? Mi si è fermata la mano. Non riesco più a farla ripartire. Diamo un'occhiata. Sì. Sì. Ti apro il cofano. Sta fermo. Non cazzo ti muovere, sta fermo. Zitto. Sta fermo. Thank you.
trovare una risposta ai propri problemi. Basta scavare dentro di sé, arrivare alla radice di ciò che ci tormenta. Far riemergere ricordi, parole, sorrisi che la tua memoria ti aveva nascosto, per evitare di riaprire ogni giorno le stesse ferite. Ma spesso affrontare la parte più buia di noi stessi fa talmente paura che preferisci scappare. E io stavo scappando. Mi stavo nascondendo da me stesso, cercando di sfuggire ai miei sensi di colpa, che sembravano perseguitarmi e che inevitabilmente finivano col spingermi sempre più in basso. Quella giornata era partita proprio con il piede sbagliato. Il solito appuntamento era saltato. Tutto rimandato. Non potevo più aspettare. Il bisogno diventava sempre più forte. Ma ne avevo ancora un po' con me. E fino a quella sera poteva bastare. Scusa per l'ora. Niente. Buonasera. Buono. Che ci fai qui? Facevo un giro da queste parti. E ho pensato di venire a salutare un mio vecchio amico. Non sembri contento di vedermi. Non ti aspettavo oggi. Attento. Ti fai male. Adesso non posso darti niente. Sei un uomo piuttosto fortunato. Direi che posso aspettare. Fino a stasera. Altrimenti... A stasera. Che vuoi? Mm? Cosa? Mai visto che ore sono? Pronto? Aspettate per cibi di pari. Signora ci tiene ad Alberto. Che gli vengono gli occhi. Fanculo. Guarda che bella cenetta che ti ho fatto, eh? Sono proprio contento che possiamo passare un po' di tempo insieme. Ma non c'è la partita stasera? No. Mi passi il pane. Grazie.
Sai che ho visto ieri? No. Ho visto Giada. E quindi? E quindi cosa? Allora non hai capito niente? No, ho capito. Sei la solita deficiente. Prima ti ficchi nei casini e poi ti aspetti che gli altri risolvano per te. Ma stavolta non c'entra niente e poi ti giuro che ti ridò tutto. Non è questo il punto. Non ce l'ho. E adesso come faccio? Ora che ho trovato l'uomo della mia vita è tutto contro di me. E poi pensavo tu fossi mia amica. Parlagli. Se è vero che ti ama così tanto, capirà. Non posso, allora non capisci niente. Senti, ora mi è scocciata. Anche se li avessi non te li darei. E poi se vuoi i soldi sei meglio di me, come si fa? E visto che parli tanto d'amicizia, mi sembra poco delicato da parte tua venirmi a parlare dei tuoi problemi quando sai benissimo che ho altro che pensare. Scusami, hai ragione. Allora che hai deciso? Lo sai. Non posso. Che vuol dire non posso? Hai sempre voluto studiare. Eri entusiasta della facoltà che avevi scelto. È così. Spesso le cose non vanno come vorresti. Papà, è inutile che cerchi di fare il padre perfetto. Ottima cena. Bello passare il tempo insieme. Peccato che ormai è troppo tardi. Io esco. Senti, stasera ho invitato gli amici di Luca a bere qualcosa giù da me. Perché non fa un salto? E perché dovrei? Vabbè, io te l'ho detto. Tu fa come ti pare. Che posso fare? È una decisione più grande di me. Un figlio dovrebbe essere una gioia. Ma io non posso. Non ora. Se potessi cancellare tutto. Ma ormai. Basta. È la decisione più giusta. L'unica possibile. Tutto bene? Mica tanto. Ma chi era quello? Non lo so, ma l'avevo capito subito che c'era qualcosa che non andava. E allora perché eri con lui? Che hai intenzione di fare? Che ho intenzione di fare? Uno stronzo mi ha appena rubato la macchina e sto qui in mezzo alla strada come un deficiente. Lo denunci? No, non lo denuncio. Beh, almeno ci ha lasciato la sua. Non va davvero. Bene. Speriamo che almeno si fermi qualcuno. E tu perché ti sei fermato? Non sono fatti tuoi. Scusami. Stiamo perdendo solo tempo così. È un'idea migliore. Forse. Sono arrivato. La pistola. L'ho usata una volta e posso farlo ancora. Ci mancava solo questa che mi mettessi a fare il gangster. E questo chi è? Ma che cazzo è?
No, fermati. Non ne vale la pena. Non ne avrebbe il coraggio. Vero? Quella è solo una parte. Per il resto, prenditi la macchina intanto. La macchina. Io ce l'ho già, una macchina. Che c'è? Volevi farmi un regalo? Che pensiero gentile. Che cazzo me ne faccio io di una macchina? Io non lo so, è che magari tra un paio di giorni riesco. Dammi ancora un po' di tempo, io ti assicuro. Tu m'assicuri un cazzo! Tu non hai ancora capito niente. Tieni, prendi lo faccio. Prendi anche questa. È d'oro. Ma ti prego, questa no. Ti prego. Ora pensateci voi. Ora non spaventarti. Di cosa? Ehi, non ti aspettavo più! Vieni che ti presento gli altri. Di lei. Guarda il bar, guarda. Guarda. Sì, guarda. Cazzo, non sta vicino, scherzo. Arriva. Ragazzi, lei è la mia amica Sara. Non è un incanto. Non è incanto. Puoi dirlo forte? Non so cosa ci farei con una come quella. Guarda che t'ho sentito, Porco. E lui chi è? Non ce lo presenti? Giusto, non ce lo presenti il tuo amico? O dovrei dire qualcos'altro? Di quello che ti pare. Lui è Daniele. Ciao, io sono Luca. Simone. Vieni, ti presento le ragazze. Ti va di fare due tiri? Perché no? Allora? Allora cosa? Dai, cosa si prova a farsi una come quella? Ragazzi, avete frainteso. Non è la mia ragazza. Ah, non è la tua ragazza? No. Ma fa. E allora chi è? Ragazze, mi deludete. Un po' di immaginazione. Niente immaginazione. È solo una mia. Bene. Molto bene. Te sei impegnata? Lascia la mia coglietta. Non vorresti fare una cosa a te? Sei sempre la solita, la vuoi smettere? Beh, comunque a me sembra un tipo strano. Però è carino. Ha il fascino del bel tenebroso. Ma non lo vedete che non sta in piedi? Che vuoi dire? Niente. Non vuole dire niente. Ah, ti sei fatto però. Beh, dopo una serata come questa un po' di fortuna ci vuole. Quindi se dovessi provarci con la tua amica... ti darebbe fastidio. No, affatto. Ma l'hai conosciuta? Ma che cos'è un interrogatorio? Ragazzi, smettetela, la state mettendo in imbarazzo. E vi assicuro che per mettere in imbarazzo lei ce ne vuole. Sentite, è tutta vostra. Passiamo alle cose serie. Non te la piano però. E quali sarebbero le cose serie? Avete un po' di... insomma, un po' di... Di? Ho capito bene? Benissimo. Mi dispiace, ma non facciamo uso di questa roba. Perché non vai fuori? Ce ne quanta ne vuoi? So dove tu parla, ma ho un problema. Mi hanno rubato la macchina. Potete prestarmela voi a casa. Ma io non presto la mia. Io sto con lui. Bene, vedo che ho fatto una buona impressione. Certo che tipi strani. Beh, considerando che sono amici di Dalila, non c'era da aspettarsi di meglio. Ma non riesci a essere un po' più carina con il tuo prossimo? Ma certo che ci riesco. E vedrai come lo sarà adesso. Ti senti bene? Benissimo. E se tu e le tue amiche smettessero di fare le stronze sarei ancora meglio. Mica te la sarei presa per qualche battuta innocente. Quello che esce dalla tua bocca è tutto tranne che innocente. Come siamo acidi questa sera, il tipo ha fatto cilecca. Sei ubriaca? Non sono ubriaca, sono felice. Dovresti farti un goccio anche tu. Ti faresti una bella risata. Sei ubriaca. Ragazzi, ragazze, dobbiamo fare qualcosa per smuovere questa serata. Giochiamo a... io non ho mai. E che gioco è? Si fa per bere. Uno dice cosa non ha mai fatto e chi l'ha fatto per penitenza beve con lui. Che bravo il mio tesoro. Questi giochi vanno sempre a finire. Inizio io.
A differenza di Luca, io non ho mai fatto una cosa tre. Cretino, neanche io. No, tutti casti e puri. Va bene, ora tocca a me. Io non ho mai fatto uso di roba. Che stronza. Beh? Qualche anno fa mi sono fatto una canna. E allora? Beh, è così poco. Io non mi sono mai innamorato. Ma hai sentito bene che ha detto? Ora il gioco cambia. Tu non hai mai smesso di fare la puttana. Dalila, forse è meglio che smetti di giocare, hai bevuto abbastanza. Io non smetto un bel niente, smettila tu piuttosto. Beh, io non ho mai fatto sesso con uno sconosciuto. Carina. Qui c'è qualcuno che non dice la verità. Forse più di qualcuno. Io non ho mai mentito al mio ragazzo nascondendogli che prima di conoscerlo facevo pompini a pagamento. Sei una stronza. Sei invidiosa perché io sono felice, vero? Ragazzi, io ho il terrore nel buio. Stiamo calmi, cerchiamo di capire cos'è successo. Dov'è il contatore? Smettila di scherzare, vi prego, io ho paura. Ma non ci vuoi che ti prenda. Tu stai zitta, devi stare zitta, hai capito? Ragazzi, basta, state degenerando come al solito. Ma chi ha finito il vestito? Io. Dalila, dimmi dove sta il contatore. Ragazzi, invece di agitarvi, aiutatemi a cercare il cellulare. Dalila, dimmi dove cazzo sta il contatore. Non lo so. Vi prego, ragazzi, la luce. Dalila, dai, calmati, siediti. Dove stai, Dalila? Che serata, facciamo meglio a starmene a casa. Dalila, dove sei, Dalila? Piano, mi fai male. Calmati. Di chi è questo bel culetto? È mio, cretino! Wow! Papà, domani mi porti a giocare a pallone? Ora state calmi, è tutto a posto. Dalila, mi vedi? Meno male, oh. La luce, ragazzi, non ce la facevo più. Comunque, begli amici, tutti a darmi una mano. Grazie. Non c'è di che. Papà. Ragazzi, per me è stato un vero piacere. Io me ne vado. Dai, andiamo a prendere un po' d'acqua. Vado anch'io. Perché non resti un altro po'? Non sono stanca. Che stronza. Cosa? Ho cambiato idea. Rimango. Te ne vai? Non lo vedi? Beh, peccato. Non c'è stato neanche tempo di conoscerci. E se vengo con te? No, meglio di no. Qua fuori c'è brutta gente. Senti, papà, volevo... Ho sbagliato a dirti quelle cose. Ognuno fa i suoi sbagli. Devo chiederti un favore. Ho prestato il lato ad un amico e volevo sapere se posso prendere la tua. Le chiavi sono sul mobile, ma vedo che l'avessi presa anche senza chiedermelo. Non ti saresti accorto di niente. Vai. Thank you.
La disperazione porta a fare cose che mai avresti pensato. Spingi oltre ogni limite. Ora bisogna ricominciare. Riprendere in mano i frantumi della propria vita e cercare di ricostruirla. Pezzo dopo pezzo. Ricominciare per essere persone migliori. Accanto alla persona giusta. Ricominciare a vivere davvero, affrontando i propri fantasmi e le proprie paure. Spesso la risposta che cerchiamo è più vicina di quanto immaginiamo. È davanti ai nostri occhi, ma noi non la vediamo, o forse non la comprendiamo, o abbiamo paura, oppure siamo arrivati ad un punto da cui tornare indietro sarebbe troppo difficile. Ma per risalire, basta dare ascolto alla propria coscienza, illuminando quel buio che aveva preso il sopravvento su di noi, e riparare agli errori fatti, a meno che non sia troppo tardi. Buonasera.